con caro diario. La puntata si intitola La macellazione. Bello, romantico. Io ho un po' di paura. Andiamo, allora, vai. Vai. To the Batmobile. Let's go. Esce solo con me. Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Sì. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Sta sboccando. Cos'è? Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare. Scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando. Come? No. Ma come? E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina. Beh, effettivamente mi sembra più logico. Ti prego, ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto. E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello. Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice? In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo. Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato. Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere. Che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle! Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a mettergli in bocca? Ma no. La Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso. Dai, dai, muoviti! Prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Sono geniali o no? Eh? Sono geniali o no? Eh? Sono geniali o no? Basta. Sono geniale, eh? 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 Sì, 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 ok, ok. Sono geniale, eh? Ok. Eh? Sentiamo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi? A cosa ti riferisci, Missilot? A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato. Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti? No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza. Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato. Sentiamo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni. Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernetto alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero. Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio. Senti, boss, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera. Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita. Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida. Povera. A me fa cagare Elvis.
Hai capito, caro diario, cosa fica? Ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire. E nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. PS. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una sega a Fred Astaire. Una sega a Fred Astaire? Scusa. Ma perché non vi faccio sega? Scusa. Nelle pagine scritte. Che senso ha? Con la penna del cuore. Oddio. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Studio chiuso. Buon pomeriggio e bentornati a Studio Chiuso. In primo piano l'isola dei famosi. Esplode la polemica fra uno che si fa le canne e una diventata famosa per la tripla anale. E poi dicono che il problema è Facebook. E adesso vediamo se i giornalisti hanno finito di bagnarsi le mutandine per Fiorello a Sanremo e si sono occupati anche di altro. Ricorrenze. 60 anni fa, con la legge Merlin, venivano abolite le case chiuse, lasciando senza lavoro migliaia di professioniste del sesso. Poi, per fortuna, qualche anno dopo sono nati i reality show. Germania, gas di scarico testati su cavie umane. Cazzo, se non è un giorno della memoria questo. Occhi puntati verso il cielo. Domani, 31 gennaio, vedremo la superluna. Per la supercazzola, invece, dovremo attendere fino al 4 marzo. Allarme della New York University. Le sigarette elettroniche possono alterare il DNA, ha affermato uno degli scienziati con la sua terza bocca prima di levarsi in volo. Calcio. La federazione italiana non riesce a eleggere un presidente. In arrivo un commissario. Vista la quantità di malfattori, propongo Montalbano. Per il momento è tutto. Ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account chiocciola Jerry il Romano. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Arriva Sweetcoin, la app che ti paga per camminare. 1,50 € ogni 1000 passi. Io, che sono napoletano, ho appoggiato il telefono sul tapirulan e sono già miliardario. Capisci a me. Alla prossima. Bravo Jerry. Animali sarcastici e dove scoparli. Prego Pippo, andiamo, vai. Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli. Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ma... Pinguino. Uccello non volatile, molto sporcaccione. Il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio. La fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato tricieco. Dugong.
mammifero marino diffuso nel lontano oriente. Il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alte mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Aracnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Poverino. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra. Ma minchia, fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi. Il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura. Un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Bene. Brillante. E per oggi è tutto. Goodbye. Grazie, grazie. Adoro sto blocco. Ora ho capito, ragazzi. Animali sarcastici e dove trombarli. La pica monaca e la foca monaca. La saga. Per favore, tirate la spina, ragazzi. No, ragazzi. Ci colleghiamo con Alan in Love al Costanzo Show, parte 2. Andiamo. Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta. Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale. Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Era meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, che la hai fatta però di dietro il culo. Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105. Nella puntata precedente. Signora, è chiara la domanda? E non è che gli posso star ripetere la cosa. Dai, dobbiamo andare in pubblicità dopo. Che cosa? Ha capito chi è Vasco Rossi, signora? Sì, Vasco Rossi, sì, lo conosco, è un cantante. Oh. Glielo passo, va bene? Sì, va bene, grazie, arrivederci. E mi saluto la Maria e anche lui. Signora, buona giornata. Sono Vasco, non sta cagando di pesta. Allora, volevo dire questa cosa, no? Lei praticamente quando per presente Alfredo, quello della canzone che ha portato a casa il negro la troia, che è un riscaldamento, dunque non c'è, no, che Alfredo. Sia freddo. Se sono fuori, certo che è freddo. No, Alfredo, signore, Alfredo è il nome, no, non ci sto a parlare con questo, non capisce un cazzo. Ma aspetta un attimo, passo, regista, digli qualche cosa a questo signore un attimo, eh? No, perché io dormo sempre con le gambe chiuse, non è che apro le gambe, non mi interessa aprire le gambe parlando. Per fare che io non sono una troia, hai capito? Troia. L'uomara! Meno di te, tu sei un uomaro schifoso. Santina! Un altro somaro. Come? Sono Matteo! Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene? Ciao, bene, bene. Sai che mi hanno telefonato quelli del Ferrara oggi? Ah sì? Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora. Veramente? Ma certo! Strap!
Mi vieni a trovare ancora? Certo. Il porto non l'ho detto. Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Sì, lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a? Te lo puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi. Sì. I cetrioli, hai capito? Sì, chi specifichi il nome però, che c'è sta name da di me. E parla meglio, l'uomaro schifoso. Chi ha detto? Io no, a te. No, stavo dicendo, signora, lei non mi fraintenda, La puntata sì, tu mettertelo di dietro nel buco del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso. Signore, adesso mi la barca del tuo mare, puttana troia. Stiamo parlando di un argomento delicato. Non mi interessa. E non mi interessa la Lua Maria. La Lua Maria. Perché mi sono avuto giù il telefono, Lua Maria, schifosi. Allora, signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua. Non mi interessa. Salita la pastiglia. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che sei un Lua Maria schifoso. Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può. Signora. Se fai un porco maiale. Chi io, signora? Io Maurizio? A me non mi piace sentire quelle cose. Sì, ma ha ragione, ed è per questo. Io che... sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Posso dire anch'io se vuoi. Era religiosa. Vabbè, donna era religiosa comunque. Perché se no facciamo il prete, vero? Tanti auguri a te, tanti auguri a te. È per stemperare. Tanti auguri a te. Tanti auguri, ma non è oggi, è il mio compleanno. Santina, ti sta arrivando a casa un kit di candelini da cacciarti tutto in culo? Ma no. Per diventare la prima torta umana. Dovrai darti fuoco ai capelli e ti spegneremo da Milano. Va bene. Cioè tu ti dai fuoco ai capelli lì in Veneto. Noi da Milano col fiato cercheremo di spegnerti. E me ne frego. Adesso compro tutte le case intorno e le faccio crollare. E me ne frego. Hai capito? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me. Adesso compro. Hai capito? E se compro la vita sul telefono di 18 e non fammi più telefonare per piacere, solo Matteo e pure ti giuro, Obama. Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso. No, mi interessa una bella merda secca. Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. No. Adesso adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnando. Ha capito, signora? Sei un vigliacco assassino. Ti giuro che spenderò tutto quello vigliacco, che ho. Costruirò 180 circhi tutti intorno a casa tua per non farti più dormire. Bastarda! Bastardo! Ti impegnerò tutta la mia vita! Assassino. Comprerò tutto il ferro del mondo, costruisco un enorme incudine e te la lancio in faccia! Bastarda! Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Dai, c'era Harry Rotter, una puntata importante, il ballo di fine anno. Scusa, Pippo. Vai, scusa. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringot, presenta Paolo. Io sento, mica la Roy. Harry Rotter. Poi fa le tastiere. Con la R mosso. Adesso gli mando la foto, deciso. No. Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti! Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò oro io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno? Col cazzo! Col
megafono. Il megafono. Ma perché avere? Perché avere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore? Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo. Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore? Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia. Malfoggia? Orrore, orrore! Perché non preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramaro marrone? Perché quelli della casa del ramaro marrone sono tutti figli di puttana, Bravo. Bravo. Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo. Te la farò pagare, re. Mi stai forse sfidando a duello, Rarri Rotto? Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Ermano. Ecco, E chi vincerà? No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo. Ebbene, ci sto. In guardia, Rarri Rotto. Beccati la mia prima magia. Labracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Rarri Rotter in una vagina glabra. Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano! Ti arrendi, Rarri Rotter? No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco! E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci? Ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga! Bastardo! Mamma mia, mi si è scopato tua madre! Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio di mangiare il tuo cadavere. Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo. Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana. Ma perché? Davvero? E chi è? Rarri Rotter! No! Rorero! Rarri Rotter! Rorero! Rarri Rotter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori! No! Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarri Rotter e il peto filosofale. Ma cos'è? Italo, il nonno dello Zodi 105. Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno. Sì. Telefono nuovo. Buongiorno. Spotorno? Pronto? Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria? Sì. Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni. Sì. E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no? Sì. Mi può suggerire qualche titolo, per favore? Se viene qui in negozio, volentieri. Cosa ha detto? I piedi? Se viene qui in negozio, volentieri. Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo, no, diciamo. Mi spiace, no, davvero, mi spiace. Antrace? Pronto? Antrace. Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente non me. C'ha il telefono con la rotella, giustamente. Sì, buongiorno. Ma come scrondo? Pronto? Scrondo? Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni. Dietro lei. Beh, e ci è arrivato. Grazie. Senta, cosa bisogna a 92 anni? Volevo fare un regalo a mia moglie.
Mi dica cosa ha pensato di comprarle. A mia moglie, piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi. No. Sui tedeschi non abbiamo niente. Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito? Ho capito, sì. E non c'è niente del genere? Su quel genere lì non c'è niente. E invece gente che si ammazza tipo negri. Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa. Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo. E questa ride. Certo. Ride. Sì. Ma neanche si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci. Ma io mica sono un poveraccio, signora. Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio. Come lo straccio? Un poveraccio. Ah, mi scusi perché non ci sento bene. Ah, ho capito, certo, ha 91 anni. No, 92 ne ho... vorrei vedere. Infatti. Grazie signora, gentilissima. Questa qui era una negra sicuramente. Ma come? Scrivo, buongiorno. Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente? Pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Mi chiamo Italo, ho 92 anni. Salve. Sì, buongiorno. Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro. Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo una libreria fiscale. Come Giancarlo? Come Giancarlo? Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle? Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema. Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi? No, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi. Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei. Immaginavo. E chi chiamo allora? Chiami la Pelli. I piselli? No! Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello, ai piselli. Ma lorda! Italo, il nonno dello Zodi 105.